Beh, diciamo che per quanto riguarda il 2021 la data si chiude abbastanza bene. Abbiamo avuto dei problemi negli ultimi mesi dell'anno con le energie che sono aumentate all'interno degli stabilimenti e anche nei nostri allevamenti. Materie prime che avevano dato naturalmente segnali molto prima di aumenti, ma era tutto bisogno di aumenti, ma abbastanza anche sopportabile. Oggi sta diventando una situazione molto difficile, la situazione che gas e luce elettrica sia nei nostri allevamenti che per quanto riguarda anche la latteria sono insopportabili, perché le cose che oggi stiamo vivendo, il gas è 5 volte tanto il costo di produzione, e tutto questo non è che l'allevatore abbia possibilità di pagarlo, anzi l'allevatore, quando vede il pericolo, e pericolo anche per la propria famiglia e la propria azienda, molti decidono di chiudere. Qui oggi abbiamo dei soci che ormai hanno deciso, sono qui in assemblea, ma hanno già chiuso, e altri che decidono di chiudere. Bisogna salvaguardare le nostre produzioni, perché se non salvaguardiamo le nostre produzioni non viene salvaguardato neanche il consumatore, perché se nei scaffali manca prodotto, allora ci si accorge che il nostro settore era importantissimo. Ogni tanto mi viene da dire che quando uno nasce, la prima cosa che fa, si riempie la bocca con una poppata di latte. Il latte è qualcosa che serve, il latte è essenziale, il latte è vita. Ovviamente è un settore che sta lottando, prima perché c'è stato il Covid, i nostri agricoltori, i nostri allevatori, i nostri produttori hanno comunque lavorato, per nostra fortuna, e ci hanno permesso di continuare a trovare gli scaffali pieni quando andavamo in negozio o al supermercato. Però adesso c'è un'emergenza nuova, che è quella della guerra in Ucraina, quindi quello che deve fare l'Europa e tutte le istituzioni è di garantire agli allevatori un reddito e ai produttori la possibilità di continuare a produrre prodotti di qualità. Noi, io per prima, ma assieme in realtà a tutti gli assessori regionali all'agricoltura, abbiamo chiesto all'Europa di poter utilizzare i fondi non utilizzati del PSR per garantire appunto il reddito alle nostre imprese agricole. Questo deve essere fatto immediatamente. Poi ci sono delle emergenze che tutti conosciamo. L'Europa da parecchi anni sta tentando di portare avanti il Nutri-Score, quel sistema a etichettatura a semaforo che vuole condizionare il consumatore e non invece spiegare esattamente cosa contiene e dove viene prodotto un determinato prodotto, appunto. Sì, latteria Soligo fortunatamente è un'eccellenza e rappresenta nel mondo cooperativistico una grande possibilità, soprattutto per i soci che conferiscono al latte, lo trasformiamo in formaggi, e quindi dare la possibilità anche di avere una remunerazione, una partecipazione agli utili molto più importante. Però la verità è che il settore lattiero caseario è in crisi, in forte crisi, per l'aumento dei costi energetici, ma anche per il non riconoscimento del costo di produzione del latte, che oggi sfiora, va dai 50 ai 52 centesimi, quando i contratti, per esempio, dei privati, se va bene, arrivano a 46 centesimi. Quindi oggi produrre un litro di latte costa in media 5-6 centesimi al produttore di perdita, cioè ogni litro di latte prodotto si fa una perdita almeno di 6 centesimi. Questo è inverosimile, impossibile, perché significa la chiusura delle stalle, e chiusura delle stalle significa non solo perdere il nostro latte, ma perdere soprattutto le produzioni DOP e IGP, cioè i nostri formaggi che vengono fatti col latte veneto. Se manca il latte veneto, mancheranno i formaggi. Sì, l'assemblea è sempre riferita all'anno precedente, quindi il bilancio dell'anno che abbiamo passato, trascorso, che sembrava un anno drammatico, ma alla fine può essere che è meno drammatico di quello che stiamo vivendo adesso, perché effettivamente c'è l'aumento del prezzo, ma ci sono problemi grandissimi con l'accaparramento delle materie prime, i costi dell'energia. Noi speriamo sempre, lo facciamo con passione il nostro lavoro, lo facciamo per il consumatore, e spero tanto che il futuro ci dia le soddisfazioni che meritiamo. Effettivamente non si sa cosa c'è oltre al muro, viviamo sempre questa navigare a vista che comincia a diventare un po' pesante per le aziende agricole, le aziende zootecniche, che diminuiscono sempre di numero. Anche quest'anno tanti allevatori hanno smesso di fare l'attività, c'è bisogno di latte a livello mondiale, e speriamo che anche, diciamo così, l'opinione pubblica si rende conto che il mestiere dell'allevatore non è un bel lavoro, ma soprattutto che è fondamentale per la produzione di quella che è la materia principale per l'alimentazione umana.